Record di Antonio Cavallaro, in collaborazione con l'Associazione Culturale APS Primavera di Napoli, il cui rappresentante legale è il maestro Gianni Panachia. Diamo il benvenuto ai signori giurati presenti in sala. Presidente della giuria, Gino Martinesi. Luigi Paolillo, docente universitario. Lorenzo Belluccia, maestro di percussioni classiche. Raffaele Piscitelli, giornalista, editore del Corriere dell'Appia. Carmine Crisci, professore di musica. Daniele Dogari, docente di canto. Nicola Crisci Baffico, direttore di coro. Franca Cangiano, insegnante di canto. Diamo il benvenuto agli aspiranti partecipanti a queste preselezioni e a tal proposito diamo delle informazioni sullo svolgimento della serata. Ciascun partecipante si esibirà questa sera in un solo brano di propria scelta, in italiano o in lingua inglese, nell'eventualità della giuria lo ritenesse opportuno. Per dare un giudizio più esaustivo potrebbe far cantare anche il secondo brano. La giuria fornirà un punteggio numerico da 5 a 10. I candidati, che totalizzeranno dal 7 in poi, passeranno alla fase successiva, che sarà rappresentata da uno spettacolo concorso che si svolgerà sempre da inizio in data da definirsi, dove avverrà una successiva selezione che porterà a solo 5 finalisti che accederanno poi alla fase finale di Napoli. In quest'ultima fase i brani cantati dovranno necessariamente essere in italiano come da regolamento. I parametri di valutazione saranno l'intonazione, la modulazione vocale, la ritmica e l'interpretazione. A questo punto siamo pronti per iniziare. Prima di iniziare però vorremmo ringraziare Campagna Felix, canale 175, con il giornalista Raffaele Camillino, che ci invita. Il maestro Gianni Panachia. Il signor sindaco del comune di Arezzo, che ci raggiunge. Thank you.
Grazie.
Tanto si dice l'ho fatto per fare, ma era vero.
Allora, mi chiamo Isabella Benedetto, vengo da Bucciano e oggi vi devo ascoltare. Oggi sono io a dare la scritti, però nella persona di Grazie. Thank you.
Grazie.
E tu ne fai bene.
le strofe di Palermo, le canzoni di Palermo, le stringevo nel testo che sapevo, sapevo di parlare. Giocavo a far la ronda, le bambine da fasciare. Thank you.
riguarda il pianoforte del Museo di Salerno e oggi vi presento Mina e Giulia Martini. Thank you.
Grazie.
prossimo cantante, Francesco Terracciano. Salve, sono Francesco Terracciano, 16 anni e porto le mani a fare il Michele Zerbito. Soleil, pan, en donde pasó.
di cantautore pop. E volevo dire, questa canzone la voglio dedicare alla casa dei gruppi che mi ha fatto sbattere il cuore. Grazie. Sindaco, innanzitutto auguri, oggi è il suo compleanno, ma nonostante questo sta qua a lavorare, ma ci sta facendo compagnia. Io la dovevo ringraziare a nome dell'associazione per aver concesso la sala qua per la registrazione, ma a parte questo vedo che qui ad Arenzo abbiamo un clima, una serenità che penso che in poche parti della Campania ci sia. Salve, grazie la prima cosa per gli auguri. Sì, oggi è il mio compleanno, però noi lavoriamo sempre, perché solo quando si lavora si riescono ad ottenere risultati e quindi avere anche un clima, come diceva lei, di serenità, perché quando si lavora in prima persona anche chi ci aiuta e chi deve seguirci lo fa con spirito diverso. La squadra qui ad Arenzo che abbiamo è una squadra di giovani, intraprendenti, bravi, volenterosi, anche se non avevano esperienza, stanno dimostrando che a volte con una guida che li riesce ad indirizzare si riescono a fare cose strepitose, e come lo è anche questa serata con questa manifestazione intitolata Lucio Dalla, dove abbiamo avuto e dato la disponibilità dell'aula consiliare per poter fare queste prove, ma daremo anche la disponibilità di fare la serata per le selezioni. Quindi Arenzo è a disposizione per questi eventi, perché ad Arenzo si sta creando un clima realmente di festa, un clima di gioiosità, un clima dove dobbiamo attrarre persone, perché solo così l'economia si muove, solo se riusciamo a portare persone da altri paesi e non solo con i nostri concittadini. Credo, leggendo la storia di Arenzo, che potrebbe essere una meta turistica di grande livello, basta impegnarsi. Sì, stiamo puntando proprio a questo, siamo proprio in questi giorni stiamo tirando fuori le bellezze di Arenzo che sono state nascoste per anni e anni, non ultima la manifestazione che abbiamo fatto il 17 e 18 giugno con la Notte dei Musei, dove abbiamo portato in evidenza tutte le bellezze di Arenzo, con la Chiesa dell'Annunziata, il Cisternone, la Villa Cocceo, la Chiesa di Sant'Agostino, il Chiostro del Comune, insomma tutte le bellezze che Arenzo ha e che fino ad oggi erano nascoste, invece devono diventare meta turistica e meta di attrazione per tante persone che vengono da fuori paese. Io la ringrazio, nel frattempo abbiamo qua un assessore che assessore, complimenti, perché lei si è messa a disposizione, insomma uno tra tanti, sempre per lavorare, sempre per dare il massimo. Molti giovani sono arrivati anche dai paesi vicinori, quindi vuol dire che Arenzo è un polo attrattivo. Sì, è stato un evento organizzato non solo per far conoscere Arenzo a tutti coloro che non la conoscono, ma anche per dare voce a questi giovani, direi bravissimi, quest'oggi, ad esprimere il proprio talento con la musica. Speriamo vadano avanti fino ad arrivare in finale e portare il nome di Arenzo e i paesi limitrofi qua in alto. E questo ci impegneremo un poco tutti. Noi con la nostra emittente siamo a vostra completa disposizione, anche perché abbiamo scelto come linea editoriale di tenere Napoli Caserta e di tenere un canale satellitare, perché credo che noi veramente possiamo sviluppare bei rapporti. Bene, vedo che c'è un altro assessore, se non sbaglio, allo sport. Allora, assessore allo sport, quali iniziative ci sono in campo? Quali? Iniziative ci sono in campo. Sono varie iniziative, stasera ci sono le finali della settimana dello sport, ci sono altri eventi in programma, sempre in ambito dello sport, degli eventi qui in Piazza Valletta, stiamo lavorando per il bene del paese. I giovani partecipano? Sì, sono molti partecipi. Quindi siamo tranquilli che almeno Arenzo ha lo sport. Sì.
Bene, io non voglio chiudere questo collegamento, mi sposto un attimo, chiedo scusa, vado da quest'altra parte. Allora, io vorrei un attimo, io sto facendo qualcosa di estemporaneo, qua abbiamo uno dei nostri giurati, lo facciamo presentare, professore, si presenti. Salve, buonasera, sono Luigi Paolillo, insegno canto nell'Accademia Ars Nova di Arienzo. È stato davvero un piacere essere qui ad ascoltare questi ragazzi che sono tutti quanti bravissimi e quindi, che dire, questa serata è andata benissimo e in bocca al lupo per le semifinali. Bene, grazie, andiamo di qua, abbiamo un altro ospite sempre in giuria. Grazie, buonasera, sono Raffaele Piscitelli, con tanto piacere siamo stati ospitati appunto dal comune di Arienzo, ringraziamo il sindaco per questo evento e appunto per queste buone intenzioni che ha per quanto riguarda l'arte, diciamo, in questo specifico caso la musica. E poi non c'è altro che di meglio che di onorare un grande artista come Lucio Dalla, e queste selezioni sono appunto ad hoc, giungono in un momento appunto ottimo. Per quanto riguarda invece i ragazzi, diciamo che abbiamo avuto modo di ascoltare 4 o 5 dei convenuti che sono bravi, bisogna dire. Sì, ma 4 o 5 proprio mi hanno lasciato esterrefatto, proprio mi sono trovato di fronte a dei campioni, ecco. Io mi auguro che da qui possa esserci appunto il percorso, il prosieguo di qualcuno di loro e che possa giungere alla finale del tanto ambito concorso Lucio Dalla. Benissimo, pare che non ho null'altro. Bene, bene, noi continuiamo questa passeggiata in maniera un po' informale. Allora presentiamo gli altri due che sono membri della giuria. Io sono un docente di canto della Start Music Academy di Maddaloni, faccio i complimenti ai ragazzi, bravissimi tutti quanti, anche in una condizione non proprio agevole per i cantanti, però sono riusciti a dare il meglio di loro e complimenti alle voci, tutti bravissimi, e faccio i complimenti anche al comune, al sindaco Giuseppe Guida per la ottima organizzazione, e speriamo di vederli alla finale, almeno da Arienzo avremo il nostro finalista. Io sono Nicola Criscibaffico, sono direttore di coro, e è stata veramente per me un'emozione ascoltare questi ragazzi e vivere la loro stessa emozione, perché guardandoli, soprattutto così giovani, così forti anche nella loro esperienza, nella loro vocalità, è veramente qualcosa di meraviglioso. Sono molto contento e loro sono veramente bravissimi. Spero che veramente vadano tutti avanti. Grazie. Bene, grazie, non abbiamo finito. Prima di intervistare il papà, che è una persona che è molto importante, devo beccare questa presentatrice, perché lei è catapultata a fare la presentatrice, ma non solo. Lei ha una grande passione, che è la fotografia, ed è il momento in cui si esprime nella sua arte. Sì, giusto, l'unico momento in cui posso fare quello che voglio, perché è una società e soprattutto anche la famiglia dove ti costringe a fare quello che purtroppo a volte anche non vuoi. Invece con la fotografia sono libera di fare, di esprimere tutto quello che voglio. Come stasera, per esempio, che mi avete catapultato in questo mondo dove io stavo andando al lavoro e mi avete presa, prelevata e messa qui. Va bene lo stesso. Grazie a te. Al papà bisogna dire complimenti, so che abbiamo due figlie, tutte e due molto superattive. E ci abbiamo messo un po' di impegno in più, io e mia moglie. Se ci siamo riusciti, anche grazie a voi che fate tanti complimenti. Bisogna dirlo, stasera manca la cantante, però è nel nostro cuore, su Campania Felix è stata sempre tante volte. Io aggiungo che è stata una serata piacevole perché ho ritrovato un vecchio amico, Gianni Panaghia, ho ritrovato te, che hai fatto delle riprese e dei concerti di Annalisa, con Gianni abbiamo scritto delle canzoni insieme, quindi è stata una bella rimpatriata. Speriamo che possa ripetersi nel tempo, anche per volerci bene sempre di più. Grazie, grazie a tutti. Grazie, la serata si è conclusa, la preselezione si è conclusa. L'assessore Michele Di Vetti voleva ringraziare